E benvenuti a una nuova puntata di The Flow, un saluto da Marco Mix. Allora ragazzi, dopo un weekend, bel sole qui a Milano, dopo un weekend bello intenso, super serata chi passa a Torino, salutiamo ancora i ragazzi di Out for Flame. Allora ragazzi, oggi con noi un orgoglio calabrese, no? Della mia terra. Abbiamo qui con noi un grandissimo ospite, stiamo parlando di Kento, quindi trombette per Kento. Ne abbiamo parlato in queste settimane, siccome appunto nelle scorse settimane è uscito col suo album Radici assieme ai Voodoo Brothers, storie di live con la band, storie di produzioni strumentali tutte suonate, quindi insomma assieme a lui parleremo del suo progetto appunto Radici qui in diretta a The Flow. Prima però dobbiamo parlare di un fenomeno che sta prendendo piede in America, stiamo parlando della Ratchet come volete voi, Ratchet Music. Non la conoscete? In realtà la conoscete tutti perché la state ascoltando continuamente, ma non sapete che si chiama così. Uno dei suoi creatori è DJ Mustard, cioè che detto così non gli dai due lire, sembra il tipo più raccomandabile, proprio meno raccomandabile al mondo. In realtà il buon DJ Mostarda sta spaccando tutto, insomma è uno dei produttori, mi viene da dire Mostarda automaticamente, DJ Senape sta spaccando tutto, sta firmando numerose hit negli States, una su tutte proprio Rack City di Tyga. Rack City Beach. Ok, la Ratchet Music, tanto per intenderci quella, quindi clubettona ma non troppo eccessiva, molto diciamo chilling da quel punto di vista. Ovviamente in America quando funziona una cosa ripetono la formula fino alla fine dei loro giorni, in poche parole. Lui ha ripetuto questa formula della Ratchet Music con Manig di YG, insomma, che ha debuttato subito al secondo posto e successivamente al primo posto nella classifica di dischi più venduti, la classifica Billboard. E pensate, questa Ratchet Music sta andando così tanto che persino i rapper gangsta, come questo qui che adesso appunto vediamo il video, ovvero The Game, hanno iniziato a farla. Andiamo col video e ci becchiamo dopo con Kento, The Flow, Marco Mix. E dopo il buon DJ Senape assieme a Nipsey Hussle e Super The Game è arrivato il momento di presentare l'orgoglio calabrese, con uno dei progetti più interessanti del momento. Ragazzi, ce l'abbiamo qui a The Flow, Kento. Yes! Ciao fratellone, come stai? A posto. Tutto bene? Tutto a posto. Oh, sediamoci qua. Allora, come stai? Che si dice? Benissimo, tu come stai? Tutto a posto. Allora, io vorrei ripartire, o meglio, vorrei partire subito ripercorrendo un po' il tuo percorso, no? Un po' quello che hai fatto. Allora, tu hai iniziato, poi correggimi se sbaglio, con gli Inquilini. Quindi vale a dire anche i vari Maddi, tutti gli altri artisti. Nel 2009 è uscito Sacco e Vanzetti, che è considerato tuttora uno dei progetti, come dire, più interessanti e più completi della cultura, proprio della scena al momento italiana. Tu che opinione ti sei fatto su quel progetto, ovvero il tuo progetto, a distanza di anni? Ma guarda, a distanza di qualche anno il progetto mi suona ancora bene. E nel senso che se risento Sacco Vanzetti, il disco mi piace, i beat mi piacciono, i testi mi piacciono. Quindi c'era l'esigenza, siccome uno spera, no, che il disco nuovo sia più bello di quello vecchio, c'è l'esigenza di cambiare totalmente, di fare qualcosa di diverso, da cui tutta la band, il progetto suonato, insomma, qualcosa di completamente diverso, come dicevano i Monty Python. Ok, questa è una cosa molto figa. Però c'è da dire una roba, tutti questi props, comunque, che ti sono arrivati anche proprio su Sacco e Vanzetti, ti hanno messo un po' di pressione anche per fare i nuovi progetti? Non so come dire, la classica paranoia, no, poi magari la gente dice che era meglio Sacco e Vanzetti. Cioè, non so, ti ha messo un po' pressione questa cosa? Ma c'era Jay-Z che diceva, no, se ti piacciono le cose vecchie vatti a comprare i dischi vecchi. Accattalo. Esatto. Per cui, no, alla fine più che altro il discorso è di evoluzione mia, cioè di capire io quanto ancora posso migliorare, quanto posso andare avanti, in che termini. Ok, perfetto. Io però una sorpresina, una sorta di Back in the Days, ti faccio vedere un attimo una roba. Andiamo con l'RVM, Kento, The Flow. Sono l'amore, il futuro dell'umanità, e sono l'antidoto che la salverà se conquisterà la gente di più. Solo l'amore, il futuro dell'umanità, e solo l'antidoto che la salverà se conquisterà la gente di più, di più, di più, di più. Non è nel verbo dei profeti, ma vivere in te se ci credi.
Yes, siamo a Kento qui a The Flow. Cos'era Kento questo? Questo era il video di Solo l'amore, uscito nel 2007, anche se il pezzo è un po' più vecchio, dei Calaf, quindi okay. Il mio gruppo, la mia crew, Reggio Calabria, insomma, tante cose che abbiamo nel cuore, il rap, il reggae, il folk insieme, il messaggio, l'antindrangheta, insomma tutto quello che penso che condividi anche tu con me, che ci lega alla nostra terra. Big up a Reggio, a tutta la Calabria. Ascolta, cosa ti ricordi di quel periodo? Ma mi ricordo un sacco di date, un sacco di dancehall, feste in spiaggia e alla fine la nascita di tante idee, di tante suggestioni, di tante rime anche che poi sono diventate Sacco Vanzetti e che sono diventate Radici. Quindi sicuramente è l'inizio di un percorso che era cominciato molto tempo addietro, però quella è una tappa importante, oggi ne stiamo vivendo insomma la tappa nuova. Esatto, ci sta, l'upgrade successivo insomma. C'è da dire una cosa però, noi siamo comunque qui effettivamente per parlare di Radici, come proprio progetto in sé, che è suonato, la particolarità di questo progetto che comunque è suonato assieme ai Voodoo Brothers, no? Questa fantastica band, e come dire, sono tutte produzioni proprio suonate. Come mai la scelta di lavorare con una band e non di utilizzare le classiche basi? Ma guarda, io comincio a dirti che comunque i campionamenti, i producer, i beatmaker non li rinnego assolutamente, perché è roba che cioè fatta fino a ieri e che continuerò a fare anche domani assolutamente. E l'idea appunto era di fare qualcosa di completamente diverso rispetto al disco precedente, qualcosa che suonasse nuovo e qualcosa, però a me non piace il termine sperimentale. A me, mentre molti MC e produttori guardano molto verso il futuro, io ho scelto la via opposta di guardare verso il passato, quindi verso le radici della musica afroamericana, radici appunto al delta blues, al primo soul, e quindi dimostrare che il rap, se è il fratello più piccolo della musica afroamericana, non è il fratello minore nel senso di minore importanza, che quindi si può comparare ad armi pari e confrontare anche con i generi più antichi e più storici. Lineare. Ascolta, io più o meno so chi sono, però se vuoi spiegare anche tu alla gente da casa chi sono i Voodoo Brothers. Assolutamente sì, sul disco di musicisti ce ne sono una quindicina, mi limito a citare i Voodoo Brothers titolari, quindi Federico Camici, Davide Assuntino, Cesare Petulicchio, Davide Lipari, Alessio Magliocchetti. Andate a cercare su musicarivoluzione.com e ci trovate tutti. Perfetto, ascolta, io ho un'altra chicca da mostrare. Dai, ai ragazzi a casa, andiamo con l'RVM. The drama's over, can't you feel the euphoria? Warrior, your cowards get cornier and cornier. We don't play games, never will we ever toy with you. Can't with you niggas, so my answer to niggas. Take you for a swim, throw his ass in the river, my lord. Y'all bitches all fraud to me though. Never banged out, we hey, yo, Pete. Niggas still on paper, he report to P.O. Then jump in the lamb and we off to the show. Play my cards right, never go see a hoe. Or catch me in the crib, compromise like, oh shit. Bitch, what you got me into? My goons be here with the medical utensils like pop, 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 pop. You do hear screams or you hear them shaking you off. E avete capito, Avok from M.O.B.B, Mob Deep, una delle crew storiche di questa cultura, una delle nostre crew preferite, no? Parlo anche a nome tuo. E perché abbiamo fatto vedere Avok? Perché ce l'hai come featuring sull'album. Sì, assolutamente sì. Come hai fatto ad avere Avok sull'album? Ma guarda, in realtà la cosa nasce in maniera più semplice di quello che si potrebbe pensare, nel senso che mi sono trovato ad aprire il live di Avok a Roma, il giorno dopo siamo andati in studio. Devo ringraziare Raging Bull e Soul Food che hanno organizzato il tutto. Però insomma, Avok chiaramente è un gigante della musica, però ci tengo insomma anche a dare spazio e visibilità a tutta l'altra gente che c'ho sul disco, perché è un lavoro assolutamente corale. No, esatto, e che producer, stavo guardando prima una classifica dei migliori top produttori di sempre, Avok, cioè, non è che lo devi dire la classifica, però insomma, Avok c'è, è uno dei nostri preferiti. Sì, poi se ci pensi forse insieme a Lord Finesse, a Diamond D, uno dei completi, no? Di quelli forti come MC e come beatmaker, è uno dei pochissimi che veramente arrivano a livelli top in entrambe le cose. Esatto, sempre stato un T.O.P. Avok, lo salutiamo, ci starà sicuramente guardando. Sicuro. La prossima volta che vai con lui, chiamaci, vediamo anche noi. Ok, perfetto, sarà fatto. Allora, sull'album, oltre Avok, comunque non ci sono tantissimi featuring, dimmi se sbaglio. Cioè, però ce ne sono molti comunque di qualità. Pochi, ma molti di qualità. Nel senso, c'è Danno, c'è Ensi. Come hai scelto questi pochi, ma grandi featuring? Ma guarda, chiaramente ogni featuring fa storia a sé. Ci sono
diciamo i featuring come Danno, Enzi, Evoca, Ice One, ma c'è anche il beatbox di Emos e lo scratch di Fat Stan a rappresentare, diciamo, l'anima hip hop del progetto, che è completare forte. Anche sì, tutto. Sì. E poi c'è la voce reggae internazionale di Lion D, c'è Lello Voce, che è uno dei poeti italiani più importanti, c'è Giovanni Impastato che racconta una storia di suo fratello Peppino che Impastato, figa. Un aneddoto inedito mai sentito, e c'è Paolo Pietrangeli, quindi insomma una leggenda della musica, quello che con Contessa ha scritto veramente la storia della musica di protesta, no? A partire dagli anni 60 fino adesso, quindi è un sacco di ispirazione, e quindi diciamo tante voci e tanti mondi che abbiamo provato a far dialogare tra di loro. Fighissimo, allora con immenso piacere qui assieme a Kento in diretta, musica rivoluzione. Go. Che figata, poesia. Cosa abbiamo appena visto, Kento? Beh, abbiamo appena visto e sentito Lello Voce, che è uno dei maggiori poeti italiani, secondo me, ed è una persona che ho il piacere di avere ospite sul disco. Perché hai voluto lavorare proprio con lui? Beh, Lello Voce è prima di tutto perché è un artista che stimo parecchio, e poi perché secondo me il rap al giorno d'oggi ha tutta la dignità per confrontarsi sia con tutti i generi musicali, ma anche con tutti i generi di letteratura. Poi l'incontro, anche di scrittura. Di scrittura, assolutamente. Poi l'incontro con Lello è stato molto bello, perché ci siamo visti ad un festival di poesia a cui mi avevano invitato. Io non lo conoscevo, lui era sul palco, io stavo arrivando in ritardo con lo zaino, lui mi ha chiamato e mi ha fatto salire sul palco direttamente. È stato molto bello, molto emozionante. Sì. Ne parlavamo anche prima un po' di questa roba, come dire, poesia, contest di poesia. Ascolta, io vorrei farti anche un'altra domanda per quanto riguarda un po' il tour. Farai un tour anche con la band? Sì, assolutamente sì, ci sono tante date già in programma, altre che ne arriveranno prossimamente. Basta insomma seguirci su Facebook, su Twitter, sul sito musicarivoluzione.com, e ci sono un sacco di belle date e di belle sorprese che stanno per arrivare. In particolare te ne dico una che non sa ancora nessuno: stiamo per uscire con queste Groove Farm Session, che sono dei video live in studio, cioè vai con la band in studio, attacca l'impianto, comincia a suonare la telecamera, sì, e esatto, registri tutto quanto. Ascolta, noi siamo giunti al termine della puntata, io ti saluto, Kento, è stato un piacere mio. Grazie a te. Ci vediamo domani con Enigma, che viene qui a presentare l'album, Macete nel posto. Salutiamo ancora Kento, orgoglio calabrese, e ci vediamo domani con una nuova puntata di The Flow. Ciao. Marco Mix, Kento. Orgoglio calabrese, no? Della mia terra. Abbiamo qui con noi un grandissimo ospite, stiamo parlando di Kento, quindi trombette per Kento. Ne abbiamo parlato in queste settimane, siccome appunto nelle scorse settimane è uscito col suo album Radici assieme ai Voodoo Brothers, storie di live con la band, storie di produzioni strumentali tutte suonate, quindi, ma non sapete che si chiama così. Uno dei suoi creatori è DJ Mustard, cioè che detto così non gli dai 2 lire, sembra il tipo più raccomandabile, proprio meno raccomandabile al mondo. In realtà il buon DJ Mustarda sta spaccando tutto, insomma è uno dei produttori, e benvenuti a una nuova puntata di The Flow. Un saluto da Marco Mix. Allora ragazzi, dopo un weekend bel sole qui a Milano, dopo un weekend bel intenso, super serata chi passa a Torino, salutiamo ancora i ragazzi di Out for Flame. Allora ragazzi, oggi con noi un orgoglio, da dire Mustard automaticamente, DJ Senape, sta spaccando tutto, sta firmando numerose hit negli States, una su tutte proprio Rack City di Tyga. Rack City Beach, ok, la Ratchet Music, tanto per intenderci quella, quindi clubettona ma non troppo eccessiva. Quindi insomma assieme a lui parleremo del suo progetto, appunto Radici, qui in diretta a The Flow. Prima però dobbiamo parlare di un fenomeno che sta prendendo piede in America. Stiamo parlando della Ratchet, come volete voi, Ratchet Music. Non la conoscete? In realtà la conoscete tutti, perché la state ascoltando continuamente.